È un corso molto semplice, è un corso che teoricamente è destinato a tutta la popolazione. Ovviamente ci sono alcune associazioni, enti, le forze dell'ordine, il soccorso alpino, il CAI, quindi figure diciamo che per lavoro, per ruolo hanno magari un potenziale impatto dal punto di vista della diffusione dell'iniziativa, oppure possono essere più probabilmente chiamate a utilizzare queste semplici nozioni, che sono davvero semplici, perché il concetto fondamentale è che le nostre mani e qualsiasi indumento, che sia un fazzoletto, una maglietta, una giacca, premuto in modo adeguato, con un apprendimento veramente semplice e di brevissima durata, può, nel caso malaugurato che uno si trovi a essere il testimone di un evento di questo genere, salvare davvero una vita, perché si muore di emorragia in pochi minuti. Avere la possibilità che qualcuno arresti temporaneamente l'emorragia prima dell'arrivo dei soccorsi definitivi è evidentemente veramente essenziale. Quello che è importante capire, e purtroppo il Covid ce lo ha insegnato, è che pensare che ci sia un evento raro e sperare che non accada non funziona. Se uno immagina che una cosa possa succedere, l'unica cosa ragionevole è cercare di prepararsi organizzativamente, prepararsi individualmente, prepararsi come territorio.